Perfetto. Vai, vai. Supercazzola prematurata, vai, Antani. Vai. Perfetto, a posto. Okay. Del posto per valutare poi di metterle eventualmente in questa nostra rivista. E il dottor Schifano si presterà a fare la parte ora del cuoco, uno dei maggiori esperti di cucina siciliana. Cucinava per la regina Elisabetta. Ragazzi, caffè o tè? Ci siamo, abbiamo fatto un'intrusione. Qui o ci arrestano o ci scambiano per persone famose. Salve, sono Francesco Greco, sono qui, mi trovo in Irlanda, stiamo facendo praticamente quello che a tutti i livelli è una super cazzola con la signora Marion. Marion, dico bene, e con la signora Marion ci sta praticamente introducendo al posto. E abbiamo fatto delle riprese prima, come potete vedere. E non vieni con noi. Praticamente ci sono con noi delle guest star, c'è per esempio il dottor Buzzoni che si trova fuori, che sta dando uno sguardo a tutta la situazione, e poi c'è il cuoco Totò Schifano che introdurremo dopo. Allora, I would like to ask you some question. How long have you been in this kind of business? 25 years a season. And it is true that very close to here there are like some dolphins that are, yes, they jump, yes, and yeah. every single day most, is like that? Most days, yes. Dr. Buzzoni is the producer. He's the producer, yeah. He's the producer. He's just kidding. No, he's the producer. I'm not the one with the money, unfortunately. Okay. Allora, siamo qui e come si può vedere dalla zona offre anche la possibilità di pescare delle ottime aragoste e dei granchi. Yeah. Proprio in questo momento è uscito dalla scena il dottor Buzzoni, il nostro producer, che ha voluto, non si vuole far inquadrare, sfortunatamente, però nella zona è possibile. Il cuoco Schifano aveva proposto anche di mettere un barbecue qui nella zona, cosa che consigliamo caldamente alla signora di fare. So we would really appreciate if you might explain us the opportunities that gives this kind of fish, how to cook it, how usually you cook this yes. seafood. Yeah. When you catch them, they're actually bluish black color. Yeah. And then they have to be alive, of course. So you get a pot of boiling water, mm-hmm. and you put the lobster in. And you cook it for about 15 minutes, and it turns red, and it's ready. It's ready, yeah. and you used to eat with some butter, maybe? Or yes, or garlic and the butter, hot butter. Yeah. And, yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. That's very interesting. Okay. Kind of model. It's the government, regional government of Calabria. Try to do this kind of model just to improve the tourists, because. It's not really good that you're there. It could be like, you know, the Costa del Sol in Italy. Yes. But we don't want that kind of model, you know, all like building yes. the towers on the beach. No. We love something more rural. Rural, just, yes. Yeah, that, you know, you can fit, like the, yes. you can fit with the... Acqua, verde, e pesce, e birra, e cheddar, e Guinness, che ti fa scureggiare. Ma è anche mare. Guarda, sole, spiaggia, giovani donne in età avanzata. Che si vengono a chiudere qui in macchina. C'è da coppietta pure giovane. Che... È rivitalizzante quest'isola, è rivitalizzante. Abbiamo... Siamo alla scogliera di Moher. Come potete vedere il paesaggio è impressionante. Limitazioni per il turista, però la migliore è assolutamente questa. Bull keep out. Ovvero ci sono i tori, vi inculano, per cui state fuori dalle palle. Questo è il messaggio, grandioso.
ma tena su cose, sì. Non è che non tena. Dico, come ha detto, perché quel culo è una poesia e io seguo la poesia.